stesso tipo. Infine, credo che la sfida più importante che ci aspetta è di tipo culturale. Riportare al centro dell'esecuzione della pena la persona, la sua dimensione umana, la sua possibilità di cambiamento. Perché ogni volta che una donna o un uomo tornano a delinquere, è una sconfitta per tutta la società. Ecco, io penso che dovremmo riappropriarci di questa consapevolezza e di questa responsabilità. Grazie. La ringrazio, onorevole Morani. Ora chiede di intervenire il deputato Arcangelo Sanni Candro. Prego, ne ha facoltà. Egregia Presidente, egregi colleghi, voglio esprimere innanzitutto il mio personale apprezzamento al Presidente della Repubblica per aver fatto uso di una prerogativa di cui i Presidenti della Repubblica non si avvalgono frequentemente. E mi riferisco appunto alla prerogativa di inviare messaggi allo Stato, al Parlamento. Se noi ripercorriamo la storia repubblicana vedremo che rari sono tali casi. Ma l'apprezzamento va anche al fatto che ha colto un problema estremamente grave che affligge la comunità, il popolo italiano e di cui la politica per tanto tempo non ha preso effettiva e profonda coscienza. Il Presidente della Repubblica ha mostrato grande sensibilità perché è un problema che assilla la fascia più debole della nostra società e ci ha ricordato che noi come Parlamento abbiamo un dovere politico, un dovere giuridico e un dovere morale di intervenire sul problema del sovraffollamento delle carceri. Un problema politico perché dal modo in cui organizziamo la privazione della libertà dei cittadini condannati, dal modo in cui gestiamo le carceri, diamo l'idea di che tipo di società intendiamo disegnare. E in effetti gli umili, i carcerati, sono diventati una sorta di luogo di terra di nessuno in questi anni. Badate che sono appena passati 50 anni da quando il carcere era ritenuto un luogo estraneo alla società. Nell'epoca pre-repubblicana il carcere era un luogo avulso dalla società. I detenuti non avevano alcuna dignità, tant'è che erano indicati, non lo dimentichiamo, con un numero sulla casacca che dovevano indossare. Ricorderete tutti la difficoltà di alcuni celebri detenuti nelle carceri fasciste di mettersi in contatto con la società esterna per leggere un giornale, per avere la copia di un libro. Con la Repubblica il carcere doveva diventare un luogo in cui erano detenuti i cittadini che avevano infranto la legge e non un qualcosa di diverso dai cittadini. Perciò noi abbiamo il dovere politico di interessarci di questo ambito della nostra comunità, proprio perché da ciò si misura la considerazione che noi abbiamo della società che vogliamo. Ma abbiamo anche un dovere giuridico. È stato ricordato già a sufficienza che la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha condannato e ci tiene sotto osservazione da parecchio tempo, proprio perché il modo in cui noi trattiamo i cittadini detenuti è un modo che è condannato da tutte le dichiarazioni di salvaguardia dei diritti umani e dalla stessa nostra Costituzione, come è stato ricordato. E abbiamo, dice il Presidente della Repubblica, anche un dovere morale, perché nel legiferare su questa materia si manifesta anche il senso morale che noi abbiamo e ci ha anche rammentato l'insegnamento cristiano che dovremmo sempre tenere presente. Ora devo dare atto alla Camera dei Deputati, in particolare alla nostra Camera e alla Commissione Giustizia, di essere stata sensibile da tempo anteriore addirittura al messaggio del Presidente della Repubblica a queste tematiche. Basta
esaminare la datazione dei provvedimenti all'esame del Parlamento oppure del Senato della Repubblica. Ora, abbiamo lavorato intensamente in quella Commissione, non devo ripetere quanto con dovizia di particolari e di dati ha illustrato la Presidente Ferranti, vi annoierei semplicemente. Voglio semmai così sprecare e utilizzare i pochi minuti che ho a disposizione per dire che sì, dobbiamo intervenire sulle carceri contro il sovraffollamento con misure strutturali, non trascurando che il Presidente della Repubblica ha anche invocato provvedimenti straordinari che non possiamo esorcizzare con argomentazioni insostenibili, ma voglio soprattutto ricordare che ci sono questioni che vanno al di là della contingenza e sono le questioni culturali, perché in Italia vige un panpenalismo che deve essere combattuto. Noi abbiamo la cultura del diritto penale massimo, che dovremmo invece sostituire con il diritto penale minimo, tanto per usare le parole di un noto giurista garantista, ancora, come dire, per fortuna vivente, che scrive ancora su libri e giornali. Ora, se non modifichiamo questo approccio alle problematiche, noi non ne usciamo, ritorneremo sempre a discutere di questi problemi. E voglio appunto ricordarvi che quando il Presidente della Repubblica ha inviato il messaggio alle Camere, si è levata una canea, diciamo così, proprio il caso di usare il termine giusto, nei confronti del contenuto del suo messaggio, che veramente rende onore al coraggio del Presidente della Repubblica, perché, come dire, è dai tempi di Cesare Beccaria che non ci si vuole arrendere all'idea di un nuovo diritto penale, di un nuovo diritto processuale penale. D'altra parte, il famoso libello dei delitti e delle pene, non dimentichiamo che 2 anni dopo che vide la luce fu inserito nei libri all'indice, proprio perché distingueva tra peccato e reato. Ora, quella cultura non è mai morta, è sempre convissuta con le dottrine più illuminate, più libertarie, e continua ancora oggi a essere massicciamente presente, non soltanto nella cultura spicciola del popolo italiano, ma anche addirittura in giornali che del giustizialismo hanno fatto la loro ragion d'essere, così come purtroppo vi sono ancora partiti che hanno fatto del carcere una questione identitaria. Ora, se non sconfiggeremo questo tipo di cultura, questo problema, io temo, ahimè, che noi ce lo ritroveremo davanti ben presto. La ringrazio. Adesso ha chiesto di intervenire il collega Cicchitto, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole Ferranti, che io apprezzo, mi consente di concentrare la mia attenzione su alcuni aspetti e non su un quadro, diciamo così, organico e generale. E devo dire che il messaggio del Presidente della Repubblica, messaggio assolutamente apprezzabile, ci pone di fronte ad un primo imbarazzante interrogativo, e cioè se il nostro Paese si adegua alle richieste che ci vengono dall'Europa per quello che riguarda la parte più stringente della politica economica, il